secondo tutorial di Insights Facile. In questo tutorial vedremo come riempire la struttura che abbiamo creato, in questo caso le pagine. Prima di tutto guardiamo una differenza tra un sito creato da zero, quindi facendo il più senza nessun modello. Vedete, nel tutorial precedente avevo mostrato come avevo creato delle pagine e delle pagine secondarie, ma queste pagine sono ovviamente completamente vuote. Sono da riempire, ma senza una struttura, senza un layout già predisposto. Se invece passo al sito che avevo aperto, mostrando il modello, in questo caso era stato il modello di portfolio, vedete che le pagine hanno già una struttura suggerita, preimpostata, con il layout già in pratica suggerito e scelto. Per le pagine che erano già state suggerite, già fatto in questo modo. Per quelle che avevo aggiunto io come pagine secondarie è ridotto. Diciamo che in questo caso, se avessi voluto riprodurre esattamente la pagina con la sua struttura, avrei dovuto fare un duplica pagina per avere anche la stessa struttura già preconfezionata. Ma andiamo di nuovo sul sito, quello pulito, quello in cui non ho inserito assolutamente nulla. Per andarlo a riempire, ovviamente devo prima scegliere su quale pagina andare a lavorare, quindi sono nella sezione pagina, sono su home page, oppure se voglio andare a lavorare sulla pagina 1, vedete che qui si sposta, o sulla pagina secondaria. Io prima seleziono la pagina e poi quella che è stata selezionata è quella che posso andare a riempire. E adesso andiamo a vedere, per esempio, come posso andare a riempire la pagina 1. Inutile dire che della pagina 1 posso andare a cambiare qualsiasi cosa, selezionando l'immagine, prendendola, o caricandola dal PC o scegliendola, da quelle che mi sono messe a disposizione da Google, che è l'opzione che mostro in questo caso, oppure, potendola modificare in qualunque momento. Posso modificare ovviamente in qualunque momento anche il nome, della pagina e il titolo che vedrò. A questo punto l'ho selezionata e vado a lavorare su questa pagina, quindi sto lavorando sulla pagina che ho selezionato. Una volta l'ho selezionato, vado nella sezione immetti e qui vedete che ho già delle prime scelte. Posso immettere una casella di testo, un'immagine, incorporare l'indirizzo di un sito o prendere da Drive. Ovviamente nel momento in cui scelgo di prendere da Drive, io posso veramente scegliere di tutto, qualsiasi file, può essere un PDF, un document, una presentazione, qualunque cosa voi vogliate. Allora, la parte su cui voglio attirare la vostra attenzione è la parte dei layout. Nell'esempio del sito preformattato, che è questo, avete visto che in pratica i layout vengono già un po' suggeriti. Li vedete? Quindi ho la possibilità qui di andare a caricare foto, video, cambiare il testo, cambiare il titolo, cambiare la descrizione. Qui vedo per esempio una preformattazione a layout triplo. Andiamo a vedere quindi la preformattazione del sito, già il modello che ho scelto è in realtà questa. Quindi, anche se io sono partita da zero, posso comunque andare a scegliere dei layout che mi guidano e mi aiutano sicuramente nella scelta. Per esempio, qui vado a mettere questo layout, vedete che già mi inserisce la possibilità di mettere il testo, video, attività. E qui appunto posso andare a selezionare, guardate quante cose, posso caricare il video direttamente da PC, posso andare a selezionare un'immagine con la modalità che avete visto prima, quindi da Drive, dalla ricerca, dal caricamento, eccetera. Posso andare a inserire da Drive cosa? Qualunque cosa. Posso andare a inserire un video da YouTube. Se lo inserisco da qui, posso fare la ricerca direttamente dall'interno, quindi posso ricercare per esempio attività, Euro Quick per esempio,
e mi vengono ovviamente segnalate, oppure posso andare a vedere i video che ho caricato io direttamente su cosa, sul mio canale, me li propone già, oppure posso semplicemente andare a prendere dei video anche esterni, facendo una ricerca su YouTube in modo esterno a questa pagina. In questo caso cosa dovrei fare? Dovrei andare su YouTube, apro una nuova scheda, prendo YouTube, scelgo il filmato, copio l'indirizzo l'URL, quindi o quassù o attraverso condividi, torno dentro Sites Facile, clicco su YouTube e nella ricerca, invece di cliccare magari la parola chiave per ricercare, vado a copiare l'indirizzo del video che ho già scelto. Clicco sulla lentina, appare l'indirizzo che il video che in effetti volevo scegliere, lo seleziono, clicco su seleziona ed ecco che in maniera molto carina vedo che cosa è stato inserito. Se voglio avere l'anteprima di come viene visualizzato la mia pagina, clicco su qui in alto anteprima. Esco quindi dalla pagina di lavoro e vado a vedere come viene visualizzato il mio sito, iniziando dall'home page, andando alla pagina 1, che è quella su cui stavo lavorando, vedendo come funziona, vedendo che il video partirà direttamente da qui, quindi non c'è un semplice link poco estetico che mi reindirizza YouTube, ma io vedo direttamente all'interno del sito il video che ho scelto. Posso vedere in questo caso la visualizzazione, l'anteprima è come PC. Altrimenti posso vedere come verrà visualizzato da un tablet oppure come verrà visualizzato attraverso il cellulare. Il contenuto non cambia, cambia solo l'impostazione adattandosi al tipo di device. Voglio tornare alla pagina di lavoro, clicco su X. E per il resto degli inserimenti vi rimando al prossimo tutorial.